Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Conflenti, un paese molto conosciuto della provincia di Catanzaro, è quasi, diciamo, nei pressi di Altilia, giusto per far intendere i nostri amici web ascoltatori dove si trova. Siamo qui per i presepi, una manifestazione che si svolge ogni anno sotto il periodo natalizio, e in mia compagnia abbiamo Antonio Calipari, che è uno degli diciamo degli artisti che creano questi bellissimi presepi artigianali che adesso vedete in sovraimpressione. Io volevo chiedere ad Antonio come nasce questa sua passione per il presepe, che poi è diventato un'arte nel corso degli anni e che lo ha portato a creare delle realizzazioni davvero uniche. Io veramente già da piccolo ho sempre cercato di fare i presepi, insomma, no? Okay. Quindi è una passione che ce l'ho da quando ero bambino, sì. Quindi è comunque anche un modo di far rivivere questo borgo che è Conflenti. In questo periodo, tra l'altro, oltre alle luminarie, oltre al fatto che il paese rivive per la stagione, diciamo, per il periodo natalizio, voi fate questa manifestazione dei presepi, molti di voi li creano, questi presepi li costruiscono durante l'inverno. Come funziona? Mi vuoi spiegare un attimo come nasce, insomma, un presepe? Sì, incominciamo già da settembre più o meno, incominciamo a costruire questo, a farli, insomma. Ma il materiale che utilizzi qual è? Cioè, come fai? Allora, materiali, la maggior parte è tutta roba riciclata, per esempio questa, cioè sono bastoncini, sono il sughero, è tutta roba, cioè... Della zona? Non è della zona, però non si spende tanto per fare il presepe. È più una questione di tempo. Di tempo, sì. Diciamo di un po' di passione, non lo so. Tu quindi in questo presepe, oltre al sughero, oltre al legno, lo riesci a recuperare dove? Non so, sulla zona di Conflenti, sulla spiaggia? Perché io, per esempio, ho sentito dire che molti fanno il presepe con la legna che porta il mare dopo le mareggiate. Sì, dopo ve lo faccio vedere, uno ne ho fatto uno quest'anno, quindi per quest'anno. E sono pezzi di legno che si recuperano dove, non lo so, dove capita. Capita. Quindi questa tradizione del presepe, che è una tradizione si può dire millenaria, che diciamo non solo ricollega tutta l'Italia, cioè da Napoli, che è molto nota per i presepi, ad anche altre regioni d'Italia, voi qui a Conflenti, diciamo in provincia di Catanzaro, avete questa passione. Da quanto tempo è diventata una manifestazione conosciuta quella dei presepi? Allora, questa è la terza edizione. Però io l'ho sempre fatto, quindi saranno circa una decina d'anni che faccio il presepe qua. E ci sono ragazzi, giovani, che si interessano al presepe e vogliono magari imparare le tue tecniche? Perché poi penso ci saranno dei segreti per, non so, creare piuttosto che un'altra cosa con una tecnica che conosci soltanto tu, che ho imparato con l'esperienza. Sì, sì. Ma comunque giovani non ce ne sono. No, nessuno, non ce ne sono proprio. Allora ho anche un modo per dire alle persone di venire qui a Conflenti, di osservare, anche perché probabilmente dal presepe può nascere anche qualche altra opera d'arte, perché c'è gente che assembla di tutto, tu fai un'opera di recupero, quindi anche a livello, diciamo, ecologico è bello, perché sì, non vai a disperdere qualcosa che invece sarebbe... Il sughero, questo qua è... Io lo trovo per terra, non vado a toglierlo dall'albero e cose. Quello poi è anche brutto, perché io mi ricordo molti anni fa che soprattutto, diciamo, la forestale diceva che c'erano i ragazzi che staccavano proprio i sugheri dagli alberi, o addirittura il muschio, in zone dove praticamente il muschio era raro. Invece tu lo raccogli da terra. Da terra, sì, anche il muschio qua ce n'è pochissimo. Che non è... Però voglio dire, è tutta roba riciclato, recuperata. Povera, ecco. Ok,
Però per quanto è povera comunque ha un non so che appunto di artistico, perché notavo per esempio le rifiniture che tu fai delle finestre, i particolari sono molto curati, perché guarda le tegole, i tetti, se uno forse non se ne rende conto, però fa una foto e la fa in maniera ravvicinata, sembra veramente molto realistico. Sì, sì, più o meno, io cerco di farli realistici, poi non lo so, cerco di essere realista il più possibile. Poi un'altra domanda, tu sei di Conflenti, giusto? Ok, dal punto di vista dell'amministrazione comunale, non so, anche la Proloco, avete mai pensato di fare delle esposizioni di presepi al di fuori, diciamo, di Conflenti, per, non so, far vedere che voi lo fate con uno stile, magari un altro paese lo fa con un altro stile ancora, una sorta di, non dico di competizione, però per designare, insomma, il presepe di Conflenti come un qualcosa di caratteristico del territorio? Sì, per il momento non lo so, io, poi il comune cosa decide, però per il momento non se ne parla, non ne abbiamo neanche parlato, quindi... Si potrebbe pensare, non lo so, un domani io la butto là, di organizzare dei veri e propri concorsi, anche per il presepe più bello... Fare, sì. Sarebbe certo. Anche un modo di far partecipare la popolazione, non so, le popolazioni limitrofe, e far vedere che il vostro presepe può concorrere col presepe di un'altra persona, magari per lo stile. Io addirittura ho visto qualche anno fa a San Pietro Apostolo dei presepi fatti nelle botti, nelle damigiane, cioè anche riprendendo, ripeto, delle tecniche tradizionali. Sì, sì, infatti, si potrebbero anche fare, però... Bisognerebbe organizzarla bene, insomma, ecco. Quello. Vabbè, lanciamola ai nostri amici web ascoltatori, ma soprattutto alle persone di Conflenti, alla Proloco e comunque alla cittadinanza tutta, di partecipare attivamente alle manifestazioni che si svolgeranno dal 23, giusto? Dal 23 di dicembre del 2017 qui a Conflenti, ma soprattutto di interessarsi di queste attività che non si devono perdere, ma anzi si devono documentare, si devono soprattutto prendere in considerazione come una rivalorizzazione del territorio. E appoggiarle possibilmente, perché purtroppo siamo da soli, quindi... Potreste fare da maestri, apripista, siamo ottimisti, cerchiamo magari qualcuno che non ha mai costruito un presepe in vita sua, io la butto là, anche un ragazzo che è all'università, è iscritto in una facoltà artistico-culturale, vuole riprendere le attività di un borgo come Conflenti, che è molto bello, e soprattutto vedere queste opere d'arte, perché sono delle vere e proprie opere d'arte, pezzi unici, perché poi ogni pezzo è diverso dall'altro. Sì, infatti non si riesce mai a farne uno uguale, ecco. Quindi sono pezzi unici, sì. Quindi dobbiamo, secondo me, valorizzare proprio questo, i pezzi unici che avete qui a Conflenti. Quindi Antonio, io ti ringrazio davvero tanto, mi auguro di vedere presto le opere finite, perché poi comunque riverremo sicuramente nel periodo di Natale, dove le vie del borgo saranno illuminate, sarà, diciamo, un presepe nel presepe sicuramente. Quindi io ringrazio veramente Antonio Calipari per il tempo che ci ha dedicato, i suoi bellissimi presepi, e ti auguriamo davvero di poter esportare questa tua arte, questa tua maestria al di fuori delle mura di Conflenti e chissà fuori anche dall'Italia. Grazie Antonio. Grazie, prego. Libri TV, Riccardo Cristiano, Conflenti.